Benvenuti o bentornati sul canale. Finalmente è arrivato dicembre e ovunque impazza la voglia di calendario dell'avvento e l'attesa del Natale. Quest'anno ho deciso di partecipare anch'io alla moda dei vlogmas, però un po' a modo mio. Ho infatti intenzione di fare una sorta di calendario dell'avvento da qui a Natale, ma un mio personale calendario dell'avvento. Ho intenzione infatti di pubblicare un video al giorno in cui vi faccio una recensione di un singolo prodotto, quindi ogni giorno troverete una recensione di un prodotto specifico, che può essere un prodotto make up, skin care, ma sto pensando anche di inserire qualche altro prodotto barra accessorio, magari per la cura dei capelli e quant'altro. Vedremo un po' strada facendo come si svilupperà quest'idea. Vi anticipo che oggi è il primo dicembre, sto girando il primo video oggi, quindi diciamo che questa mia idea è un po' un work in progress, perché è nata un po' così all'improvviso e spero quindi di riuscire nell'arco del mese a tenere fede a questo mio impegno, ma per ora non ho video pronti e preparati, quindi devo darmi assolutamente da fare. In questo primo dicembre, quindi in questo mio primo video, ho intenzione di parlarvi di un prodotto low cost molto molto interessante, che è assolutamente tra le categorie di make up che io preferisco. Parliamo infatti di una palette di un brand che so tante di voi amano, che è la Revolution, o Make Up Revolution che dir si voglia, e la palette in questione è la Reloaded Velvet Rose. Ecco qua. Allora, io ho acquistato questa palette sul sito pinkpanda.it, vi lascio il link qua sotto nell'info box, ma potete reperirla in tantissimi altri siti. Io l'ho pagata davvero una sciocchezza, questa palette sta sotto i 5 euro, io l'ho pagata 4,90 euro, ma più o meno il prezzo è questo, si aggira attorno ai 5 euro, a seconda del sito insomma dove andate ad acquistarlo. Vi lascio qua sotto comunque anche tutti gli altri siti dove magari potete andare a reperire il brand se già non li conoscete. Questa palette di Revolution è una delle solite palette che fanno un po' il verso, o comunque si ispirano ad altre palette di brand più famosi. In questo caso questa palette somiglia molto alla Soft Glam di Anastasia Beverly Hills, e devo dirvi che io possiedo la Soft Glam e effettivamente molte colorazioni sono davvero molto molto simili. Il makeup che ho su oggi l'ho realizzato con questa palette, e a tal proposito vi lascio ora allo spezzoncino di video in cui vi mostro la realizzazione. Di ritorno, vi ho già preparato gli swatches, spero che il video applicazione vi sia stato utile per vedere come performano gli ombretti sugli occhi. Ecco qua, questi sono gli swatches degli ombretti contenuti all'interno di questa palette, e fatta eccezione per qualche colorazione tipo questa o questa per cui ho dovuto insistere un pochino di più per farla scrivere, devo dire che la scrivenza è buona. Alcuni colori appunto performano meglio di altri, in particolare questi due metallizzati sono davvero favolosi, sia swatchati che applicati sugli occhi. Avrete visto che li ho utilizzati entrambi nel make up, e la resa
resa mi piace davvero tanto. Anche la resa dei matte devo dire è buona, sono abbastanza pigmentati, non troppo polverosi e come vedete anche abbastanza scriventi e soprattutto non sono difficili da sfumare sugli occhi. La palette contiene all'interno 15 cialdine da 1,1 grammi di prodotto e appunto come vi dicevo all'inizio video costa attorno ai 5 euro. Un po' come tutte le palette di Make Up Revolution devo dirvi che a me piace tantissimo, piace soprattutto il rapporto qualità prezzo. Non si tratta sempre di ombretti top per quanto riguarda la qualità, ma appunto per il prezzo che hanno una resa eccellente sull'occhio e fanno davvero il loro lavoro, tanto che non vi fanno rimpiangere magari gli originali di cui sono i dupe. Quindi giudizio definitivo su questa palette, davvero molto positivo, ottimo rapporto qualità prezzo, ottima la resa sugli occhi. Tra l'altro su di me gli ombretti durano benissimo da mattina a sera, la sera non sono esattamente intensi così come quando li avete applicati, però devo dire che si comportano più che bene e ripeto che per il prezzo che ha questa palette è davvero top. Con questo si conclude il mio primo vlogmas, chiamiamolo così anche se il termine forse è un pochino improprio. Io spero che questo video vi sia stato in qualche modo utile, fatemi sapere come sempre che cosa ne pensate. Ovviamente se non siete ancora iscritti mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video, se il video vi è piaciuto lasciatemi un like e soprattutto condividete questo video su tutti i vostri social. Io come al solito vi ringrazio, vi mando un mega bacione e sempre se vivaci, vediamo domani per il prossimo vlogmas. Ciao!